Mio personale, buongiorno al signor Bruno Barone. Barone, buongiorno e benvenuto a Colors Radio. Buongiorno a voi e a tutti i fratelli che ci ascoltano, grazie al vostro programma. Grazie a voi. Fratelli, cioè, c'è questo sentimento giustamente, comprensibilmente, di fratellanza che accomuna le vittime dell'uranio impoverito e anche delle vaccinazioni, ricordiamocelo. Il signor Bruno Barone, credo che mi ha chiesto amicizia un istante fa, era lei, Bruno? Sì, sono No, mi fa io piacere e ho vi seguo visto. tutti i lunedì, anche quando c'è il Super Doc. Sì, Con e come no, con il fallimento di Ippocrate, il dottor certo. Montinari. Certo. Dicevo, mi fa piacere innanzitutto, poi ho visto una serie di amicizie in comune. Ti lascio la parola perché posso darti del tu, Bruno? Oh, certo, sicuramente. Perché penso che la tua storia si riferisca più ai vaccini, però. Sì, di sicuro. Allora, prego Bruno, raccontaci la tua storia. Io sono un ex appartenente alla Polizia di Stato. Sono stato un donatore sangue, la mia ultima donazione, scusatemi se vado già dietro nel tempo, la mia ultima donazione si riferiva al settembre 92. Nel mentre facevo la donazione, un medico mi dice: senti, perché non ti immunizzi, visto che sei un buon donatore di gruppo 0 contro l'epatite B? Avendo saputo che il reparto di appartenenza in sala medica l'Encerix B lo davano, allora io ho deciso di immunizzarmi e dopo appena una settimana inizio la prima inoculazione, seguita a novembre dalla seconda e nel marzo del 93 alla terza donazione, e da lì sono iniziati i miei guai. Inizio ad avere un linfonodo inguinale aumentato, sudorazione, stanchezza, prurito, poi un linfonodo ascellare, mi faccio visitare un medico perché mi produceva un po' di dolore, e mi dice: no, no, è una ghiandola sudoripera, mi fa depilare l'ascella e finisce lì. Ma nel tempo inizio a perdere peso, calcoli che avevo 110 kg, sono arrivato a 78 nel giro di circa un anno, senza fare né diete né attività particolari né nulla, e andavo avanti. Andavo avanti fin quando arrivo a una nuova donazione, quando mi sentivo bene. E badate bene, non posso essere più donatore in quanto sono affetto da epatite B, vaccino per cui io mi ero immunizzato. In me nasce un po' di sconforto, inizio a documentarmi epatite B, non epatite B, vado nel tempo avanti e inizio a avere dei dolori, la mia milza diventa un pallone. E dal pronto soccorso mi portano a Reggio Calabria, in ematologia. Da lì inizio tutti i miei accertamenti fin quando non mi è stato diagnosticato il linfoma, Hodgkin, centro follicolare per interessamento midollare. Al che, quando uno ti sente dire questa parola, che poi il linfoma e il cancro, va in sconforto, però il mio stato d'animo mi ha portato a reagire e affrontare tutte le terapie. Fatta la prima chemio, ho avuto un'intossicazione e tossicità al fegato e mi è stata sospesa. Nel tempo, nel 2011, l'ospite, il linfoma mi ritorna, nuova terapia, monoclonali finiti da qualche anno, però non si guarisce. Inizio a fare come deformazione professionale una mia indagine. E inizio a capire tante cosucce, faccio una richiesta al mio comando del numero del lotto vaccinale, tant'è che quei signori a breve tempo mi rispondono con una lettera che da accertamenti così accurati risulta non essere stato vaccinato. Ma grazie a Dio io avevo un mio vecchio foglio matricolare che attestava l'avvenuta vaccinazione. Al che io mi prendo rabbia, consulto un legale e presento una denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria con tutti i dati che dall'ufficio personale mi dicono che non sono stato vaccinato. Ma vado ancora avanti per vedere i vaccini, essendo stato un non responder, da una rivista militare vengo a capire che il non responder, cioè il mio corpo non ha risposto al vaccino. Tant'è che qualcuno ipotizzava che avrebbe potuto fare dei danni. Andando ancora in giro nel web, conosco il dottor Montinari e mi affido a lui per avere un minimo di chiarezza, un qualcosa, e dalla perizia
che lui ha fatto, presenta una richiesta che si sta producendo avanti nel tempo è quello. Anche il comitato di verifica che ho chiesto causa di verifica mi risponde che non ci sono evidenze scientifiche che possono ricondurre il linfoma al vaccino. Vabbè, conosciamo un po' qual è la posizione. Prima di salutarla e prima di salutarti, Bruno, e di ringraziarti, tra l'altro chiarissimo, esaustivo nella tua illustrazione, nella tua spiegazione, Bruno Barone è uno delle tante vittime del vaccino contro l'epatite B, che in Italia questo vaccino è obbligatorio dal maggio del 1991, quando l'allora ministro della sanità, è bene ricordarlo. Mi scusi, posso fare un appunto mio? Sì. A me fa tanta rabbia, sì, perché un politico nazionale e un direttore del Ministero della Salute, sì, che dicono che questo vaccino è così benefico, che debella l'epatite B, certo, il perché è stata pagata una corruzione per poterlo rendere obbligatorio. Ma se era così benefico, c'era bisogno di accettare dei soldi dal ministro e dal funzionario per metterlo, diciamo, in nelle vene delle persone, sì, distrutte. Tra l'altro per immunizzare gli italiani. E quando viene inoculato il vaccino, sì, a noi ci hanno messo tipo in fila indiana e via giù, uno dietro l'altro ci hanno immunizzato, ma non ci hanno portato, non ci hanno resi edotti di cosa potesse o se avesse qualche effetto collaterale. Poi io me ne vado girando sul web, su Torrino Medica, trovo il bugiardino originale che agli effetti rari, badate bene, porta che... Bruno, hai 60 secondi ancora, poi c'è l'avvocato, sì, prego. Loro scrivono che detto vaccino agli effetti rari può causare delle patologie al sistema emolinfopoietico e le linfoadenopatie. Io non ho titolo per dire, ma le malattie linfoadenopoietiche, quelle gravi, sono linfomi, leucemie, la, sì, linfoadenopatia e il linfoma. Perché ai ministeri, in tribunale, dove ci presentiamo, dove andiamo... Alcune volte negano, oppure qualche consulente tecnico d'ufficio nega l'evidenza del rapporto linfoma-vaccino, quando nel bugiardino stesso c'è scritto che può causare patologie al sistema emolinfopoietico, nonché delle linfadenopatie. Ecco la rabbia che fa, ma è una volontà ministeriale a nascondere? Credo di sì io questo, perché ci hanno distrutto. Io vengo da due cicli di chemioterapia, uno nel 2005, l'altro nel 2011, finito nel 2014 con gli anticorpi monoclonali. Vorrei ringraziare la mia ematologa, la dottoressa Caterina Stellitano, che mi ha preso non come paziente, ma come figlio, mi ha portato per mano, grazie, alla mia cura. Grazie. E un grazie particolare al dottor Montinari. Grazie per di la cuore. Sua sapienza. Grazie di cuore. Grazie. Un abbraccio a voi tutti. Ciao a tutti Bruno. I miei fratelli. Un abbraccione grande e tanti auguri. Grazie, Bruno. Buongiorno.